29 agosto, lunedì. Spesso mi sto trovando a provare vergogna, un sentimento sporco che macchia l'anima. Sono rimasto con un vuoto logorante che mi mangia qualsiasi sicurezza possedevo. Riuscirò più a fidarmi di qualcuno? Questa parola nasce dalla dimostrazione nel tempo. Allora la risposta è già data. Oltre questo provo vergogna verso me stesso. Dov'è finito il vecchio Simone, che è andato dall'altra parte del mondo da solo per ritrovare se stesso? Visto come una specie rara dai coetanei per la sua intraprendenza. E ora guardati. Scricciolo impaurito, lasciato nella sua cuccia perché pietrificato dal dolore verso il mondo esterno. Interamente succube degli eventi. Una nave alla deriva, orfana del capitano, con una fine già scritta. E mi ritrovo qui a piangermi addosso, un poppante che risulta dipendere completamente dagli altri. Provo rabbia all'idea di soffrire così tanto per un amore troncato. Questa persona non merita neanche una goccia del mare versato da me. Perché continuo ad amarla? Lei, che ogni minuto di questo maledetto agosto ribadisce con un solenne silenzio il suo non amare. Da un mese è improsciugabile la speranza di ritrovare un suo messaggio, un desiderio folle, come chi lo esprime. Sono stato proprio io a bloccare qualsiasi comunicazione, ma allora perché? Beh, perché l'amore è cieco, l'amore è sordo, non vuole sentire nessuno, testardo fino alla fine. Ma questa volta non vincerà. Come un fratricidio, le mani che mettono fine ad una vita sono le stesse ricolme d'amore. Tremano perché sanno che stanno uccidendo anche loro stesse. Ma per fare spazio alla mia rinascita devo compiere questo sacrificio. Allora cerco di trovare la forza dentro di me. Le mie mani stringono sempre di più questo collo e il viso che prima mi ha regalato la più pura felicità è lo stesso che ora mi sta supplicando di fermarmi. Ormai l'ossigeno scarseggia. Basterebbe solo un messaggio.